scelta di scegliere una sede basata nel centro storico di Milano è stata dettata da vari motivi. La prima è quella di andare un po' contro tendenza rispetto a un momento di mercato in cui molte società stanno delocalizzando all'esterno della città. L'altra è quella di offrire comunque ai nostri professionisti una location baricentrica rispetto ai mezzi pubblici, quindi facilità di accesso al luogo di lavoro, baricentrica rispetto agli aeroporti, quindi che potesse supportare meglio le attività del nostro business. WordPress for the Future è un progetto che EY sta implementando a livello mondiale e nasce sostanzialmente da un paio di ragioni. La prima è quella che la nostra popolazione sta cambiando fortemente. Nel 2020, che è il target della nostra strategia, la nostra popolazione sarà circa l'80% composta da millennials, gente giovane. Queste persone richiedono oggi un nuovo modo di lavorare, non più basato su uffici chiusi, su spazi non personalizzati, ma richiedono un modo di lavorare con molta più collaborazione, riflessa negli spazi e nella tecnologia. Gli spazi sono disegnati in modo diverso, abbiamo degli spazi di collaborazione e degli spazi individuali. Gli spazi individuali sono le postazioni, che sono in open space, sono fatte in modo diverso, dotate di diversa tecnologia e fatte in modo da poter essere scelte in funzione dell'attività svolta. Abbiamo poi degli spazi di collaborazione, abbiamo circa 170 meeting room. Queste meeting room sono fatte chiamate in modo diverso, in funzione della tecnologia, dell'arredo, della capienza. Abbiamo degli spazi just in time, piccole salette da essere utilizzate per fare delle telefonate di pochi minuti o di qualche ora. Abbiamo delle focus room, salette dove da due o tre persone, arredate spesso in modo informale, per fare piccole conversazioni o meeting informali. Abbiamo delle project room, delle sale dotate di tecnologia che supportano l'attività di teaming, che possono essere prenotate da un giorno fino a sei mesi. E abbiamo delle collaboration room. Nessun ufficio è assegnato, tutti gli uffici sono prenotabili e disponibili per tutte. Chi ha bisogno di un ufficio lo prenota attraverso un sistema di prenotazione per un giorno o per il tempo necessario a svolgere la propria attività. Quindi abbiamo un po' sradicato il concetto dell'ufficio assegnato e della postazione assegnata. In EY vige il free address. Ogni postazione, ognuno può sedersi dove vuole, ovviamente quando abbiamo delle assegnazioni prevalenti delle nostre business unit ai piani, ma all'interno di questi piani le persone possono sedersi dove vogliono. Per gestire la numerosità complessa di questi spazi abbiamo adottato un sistema di prenotazione che vedete alle mie spalle. Gli spazi possono essere prenotati attraverso il proprio PC, attraverso lo smartphone o attraverso dei monitor posti all'esterno delle sale, o dei chioschi che mostrano la mappa di ogni piano e la diversa collocazione dei diversi spazi. Come professionista di UI, e quindi non come persona coinvolta nel progetto, devo dire che WordPress for the Future ha cambiato radicalmente il modo in cui lavoro, attraverso una maggiore flessibilità e attraverso soprattutto molta più tecnologia a supporto delle mie attività.